Nuova edizione del nostro videogiornale, queste sono le principali notizie di oggi. Malo si sente male nel sonno, poi la corsa in ospedale. Muore a 48 anni Ale, padre di una bimba. Alessandro Saccardo, 48 anni, si è spento all'alba al polo di Sant'Orso dopo oltre un'ora di tentativi di rianimazione senza esito. Si era sentito male alle 5 del mattino, soccorso dalla compagna che ha chiamato il 118. Si tratterebbe di un infarto. Incredulità e sgomento negli ambienti del calcio a 5 e del padel. Alessandro era uno sportivo sempre. Camisano perde il controllo dell'auto, abbatte un palo telefonico e finisce nel fossato, ferita una donna. L'allarme al 118 è scattato alle 8:50 con invio di un'ambulanza dal pronto soccorso del San Bortolo e di una squadra di pompieri dalla centrale, sempre dal capoluogo. Gli specialisti hanno estratto dall'auto ribaltata la conducente, affidandola al SUEM. Sarebbe rimasta ferita in maniera seria, ma senza correre pericolo di vita. Calvene, addio a Ezio Testolin, maestro dei panettieri italiani, fornaro di Calvene. Grande esperto di quest'arte, la divulgava in tutta Italia e formava le nuove generazioni di panificatori. Generoso, instancabile, dal grande spessore umano, i suoi funerali si sono tenuti questa mattina nella chiesa di Calvene. Schio a penzoloni sulla ringhiera sopra le auto in transito, bravata di 3 ragazzi in via dell'artigianato. Lunedì pomeriggio molti automobilisti in transito hanno chiamato le forze dell'ordine dopo aver scorto 3 ragazzini esposti pericolosamente sulla ringhiera della roggia sopraelevata di via dell'artigianato a Schio, ma quando è arrivata una pattuglia si erano già spariti. Sindaco Orsi, atteggiamento da idioti. Previsioni meteo 13-15 giugno, una bassa pressione sul Mediterraneo centro-occidentale porta ancora molta instabilità. Dopo alcuni giorni dove sul Vicentino si sono abbattuti diversi temporali, la situazione tende gradualmente a migliorare. Il minimo depressionario si sta portando verso il sud Italia, determinando una diminuzione dell'instabilità sul nostro territorio. La pagina dell'Eco Nazionale, nuovo stadio del Milan, nuovo stadio dell'Inter, destino dell'attuale impianto Giuseppe Meazza di San Siro. Ieri a Palazzo Martino si è tenuto il consiglio comunale durante il quale il sindaco Beppe Sala ha detto ai consiglieri: non avete fatto una proposta sensata in 2 anni e mezzo, se l'avete qualcuno si alzi in piedi e dica che c'è una proposta che venga condivisa dalle società. Il mondo della politica mondiale ricorda Silvio Berlusconi. I messaggi di cordoglio e l'omaggio dei leader del mondo e della politica italiana arrivano senza soluzione di continuità. Dall'estero, Ucraina, raid russi, morti e feriti, Zelensky e terroristi non saranno perdonati. Giorno 475 di guerra. L'Ucraina si risveglia ancora sotto le bombe russe. E ancora sulla politica, Silvio Berlusconi, domani funerali di Stato e lutto nazionale. Il mondo della politica si è fermato in omaggio a Silvio Berlusconi, scomparso ieri mattina a San Raffaele di Milano, dopo l'improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute. Aveva 86 anni e da tempo combatteva contro una leucemia cronica. Per il momento è tutto, a risentirci a domani.